Namaste. Namaste. Benvenuti a una nuova classe di Hatha Yoga. Pratichiamo ancora con le nostre carte il piccolo yogi. Ne distribuirò ed Elettra andrà a sceglierne una alla volta per guidare la nostra pratica di oggi. Fiume, fluisco con gioia con il fiume della vita. Posizione del fiume è una torsione. Ci sdraiamo a terra, con la schiena a terra, e apriamo le braccia come una croce. Solleviamo la gamba destra col ginocchio al petto e poi scendiamo col ginocchio destro verso sinistra. Le braccia aperte, palmi delle mani a terra, lo sguardo va alla mano destra, cercando di tenere la spalla destra più a terra possibile. Teniamo la posizione, scorriamo come un fiume. Siamo come l'acqua, lasciamo scorrere in tutte le situazioni. Inspirando torniamo al centro. Nel centro col ginocchio, incrocia le dita delle mani sotto il ginocchio, lo spingi forte contro la tua spalla e nel respiro cambi la gamba, distendi la gamba destra davanti a te, porti il ginocchio sinistro al petto, apri bene le braccia come prima e poi scendi col ginocchio sinistro verso destra senza sollevare la spalla sinistra o meno, mantenendola più a terra possibile. Mantieni ancora due respiri, l'ultimo, inspirando torna al centro, nell'espiro spingi il ginocchio al petto e poi tutte e due le ginocchia al petto, le abbracci, ti appoggi sul lato destro e con l'aiuto della mano sinistra ti riporti a sedere all'inizio del tappetino per la posizione successiva. Elefante, sono libero, sono libero. Posizione dell'elefante, simile al guerriero 1, un pochino più soft, quindi ci portiamo in piedi. Piedi aperti 120 cm, 1,20 m. Piede sinistro chiuso e ruoti il piede destro davanti a te. Sollevi inspirando le braccia e le inarchi indietro. Fletti il ginocchio davanti a te. Poi facciamo un bell'arco della schiena. Gira bene i fianchi davanti a te. Gira. Chiudi un pochino l'angolo del piede dietro in avanti. La punta verso l'interno. Brava. Inarca, apri indietro. Braccia tese ai lati delle orecchie. Tese. Tese. Brava. E inarca la schiena come se volessi fare un ponte. Ancora un respiro. Inspirando torni su. Sciogli la posizione, ci mettiamo di profilo per fare dall'altro lato, quindi girati anche tu, girati con me. Ok, gira bene i fianchi davanti a te, chiudi l'angolo del piede dietro, verso l'interno, brava. Ok, sollevi inspirando le braccia, fletti la gamba sinistra e poi inarchi la schiena indietro. Mantieni la gamba davanti piegata, guardi davanti a te o guardi le mani in alto. Inspira, apri, inarca bene, ti apri come se... Bravissima, questo. Ancora un respiro. Inspirando, distendi la gamba, palmi al petto e sciogli la posizione. Ci prepariamo per entrare nella successiva. Guerriero laterale. Sono una fonte inesauribile di potere e di energia. Guerriero laterale è Uttita Parsva Konasana, posizione allungata laterale ad angolo. Di nuovo ripetiamo, i piedi larghi 1,20 m circa, mani ai fianchi, piedi paralleli adesso. Ora ruotiamo il piede destro verso destra, flettiamo la gamba destra, andiamo ad appoggiare l'avambraccio sulla coscia
e il braccio sinistro oltre la testa. Restiamo qui, oppure chi riesce porta la mano destra a terra e distende il braccio sinistro oltre la propria testa. Il petto si apre e ruota verso l'alto. Il braccio è teso in avanti. In avanti, in avanti, in avanti, in avanti. Esatto. Palmo della mano rivolto verso terra. Ruota e apri bene il petto. Mantieni ancora un respiro. Sono una fonte inesauribile di potere, di energia. Inspirando torni su. Espirando sciogli la posizione, cambiamo lato, mettiamoci di nuovo girati lateralmente, apri grande, apri il piede sinistro, fletti la gamba destra, porti l'avambraccio sinistro sulla coscia e il braccio destro teso oltre la testa. Guardi la tua mano in alto, ruoti il busto per guardare sotto il tuo braccio verso l'alto. O ancora, se te la senti, la mano sinistra a terra e il braccio destro teso oltre la testa. Devi aprire di più le gambe, devi allontanare di più i piedi, esatto, come nel guerriero, e distendi il braccio, scendi giù, affonda con questo ginocchio, scendi giù, scendi, bravissima, brava, braccio teso, continuazione della gamba dietro di te, la testa non cade sulla testa, bravissima, e inspirando torni su, e sciogli la posizione, andiamo a vedere cosa ci aspetta adesso. Lepre, sono maestro della mia energia, sono maestro di me stesso. Sasangasana, posizione della lepre. Anche questa la eseguiremo lateralmente in modo che possiate capire bene come farla. Portiamo le mani sui piedi, vi faccio vedere. Le mani vanno appoggiate come se infilassimo le mani all'interno delle tasche dei jeans, afferrano i nostri piedi dall'esterno. Appoggiamo la fronte e le ginocchia. Nell'inspiro solleviamo il bacino e ruotiamo la testa. Le braccia si distendono. Testa vicino alle ginocchia prima. Ok, poi solleva a sedere e porti le cosce verticali. Se non hai problemi di cervicale, puoi camminare con le ginocchia vicino alla tua fronte e spingere in avanti. Se invece senti troppa pressione alla cervicale, resta dove sei. Lentamente sciogli la posizione e inspirando ti riporti su e ci prepariamo per la posizione successiva. Vediamo Elettra cosa estrae questa volta. Cammello, affido al cielo il mio cuore. Bellissima posizione di Ushtrasana nell'Hatha Yoga, il cammello. Facciamo anche questa di profilo così vedono bene. Allora, posizione del cammello, puoi tenere il collo dei piedi a terra o puntare le dita dei piedi, un pochino più facile, scegli tu. Porti le mani ai fianchi, i piedi e le ginocchia sono larghi come i fianchi. Chiudi i gomiti, le mani in avanti, dita delle mani in avanti, inspirando sollevi il petto, spingi i fianchi in avanti, mento allo sterno, se è cervicale rilassi la testa dietro di te. La mantieni così o se te la senti porti una mano poi l'altra sui tuoi talloni. E da qui spingi in alto e in avanti. Apri bene il tuo petto. Attiva i glutei. Rilassa la testa se non hai fastidio al collo. Ancora un respiro. Per tornare su riporta le mani ai fianchi. E inspirando ti sollevi. Recupera qualche respiro in Balasana. Posizione del bambino. Glutei sui talloni. Le braccia tese lungo i fianchi. Rilassa la fronte a terra. E poi, inspirando, torni su. E vediamo qual è la prossima posizione che ci aspetta. Cigno, la saggezza guida le mie scelte. Posizione del cigno, variante di Bhujangasana, il cobra. Ci portiamo
con le ginocchia a terra, le mani sotto le spalle. Poi spingiamo i fianchi in avanti, solleviamo le punte dei piedi dietro di noi. Apriamo bene il nostro petto, lasciamo collassare il bacino verso il basso e giriamo la testa indietro. Via le spalle dalle orecchie. Spingile via, bravissima. Ruota in arco, apri indietro. Mantieni ancora due respiri. L'ultimo. Inspirando, sciogli la posizione. E ti prepari di nuovo per la posizione successiva. Farfalla. La mia anima ha ali variopinte come una farfalla. Bellissima la farfalla. Nell'hatha yoga è il ciabattino, baddha konasana. Facciamo qualche variante. Portiamo i piedi uniti davanti a noi, le ginocchia si aprono lateralmente, avviciniamo il bacino ai talloni o i talloni al bacino. Nella prima variante teniamo le mani a terra dietro di noi con le dita rivolte all'indietro e allunghiamo bene la colonna verso l'alto, lasciamo cadere le ginocchia verso il basso, senza molleggiare, scendono da sole. Il petto si apre. E poi andiamo ad afferrare con i pollici l'interno dei piedi, col resto della mano l'esterno del piede, oppure puoi incrociare le mani all'esterno. Da subito prova ad aprire i piedi come le pagine di un libro. Esatto, questo aiuta a aprirle anche. Quindi afferriamo, inspirando allunghiamo la colonna verso l'alto, espiramento allo sterno, uncini la schiena e porti la fronte verso gli alluci. Mentre scendi, se vuoi, i tuoi gomiti spingono per far cadere le ginocchia, le cosce verso il basso. Ti aiuti, porta i gomiti all'interno e spingi giù le gambe. Mantieni ancora due respiri. L'ultimo. Inspirando, torni su dolcemente. E nell'espiro sciogli la posizione. Posizione successiva. Nota musicale. Ascolto l'armonia fuori e dentro di me. Posizione della nota musicale nell'hatha yoga è Janushirshasana. Posizione della testa al ginocchio. Quindi la terra. Distendiamo la gamba sinistra davanti a noi. Portiamo il piede destro all'interno della coscia e ci allineiamo meglio che possiamo, come per formare un angolo di 90 gradi. Solleviamo nell'inspiro le braccia, guardiamo le mani, espirando flettiamo il busto, afferriamo tibia, caviglia o piede dove arriviamo. Prima di scendere, inspira, guarda avanti, allunga la colonna, centri l'ombelico sulla coscia e nell'espiro provi a scendere davanti a te. Mentre scendi, fa attenzione che le tue spalle siano alla stessa altezza. Di solito succede che la spalla all'interno si solleva. Mantienila alla stessa altezza, scendi davanti a te. Respiro lento, lungo, profondo. Ancora uno. Inspirando guardi avanti e nell'espiro sciogli la posizione per cambiare lato. Distendi la gamba destra e porti il piede sinistro all'interno della coscia, di nuovo angolo di 90 gradi. La gamba sinistra resta tesa, attiva col piede a martello, non è abbandonata, partecipa anche lei alla posizione. Inspira sulle braccia, guarda le mani, espira, fletti il busto, afferri tibia, caviglia o piede dove arrivi. Ti allunghi nell'inspiro, guarda avanti ed espirando scendi davanti a te. Come prima, l'ombelico centrato sulla coscia. Spalle alla stessa altezza, allunghi bene tutto la parte posteriore della tua gamba e la tua schiena. Ancora due respiri. L'ultimo. Inspira sullo sguardo e espirando lentamente sciogli la posizione. Ci prepariamo per la penultima posizione. Cobra,
Affronto con determinazione tutti gli ostacoli. Bellissima posizione del cobra, Bhujangasana. Ci sdraiamo di nuovo sulla pancia. Per una variante più comoda teniamo i piedi larghi come i fianchi, chi vuole può tenere i piedi uniti. Per partire le mani sotto le spalle e la fronte a terra. Inspirando ci spingiamo su con le mani e chiudiamo i gomiti ai lati del petto. Puoi tenere le braccia piegate o se hai una buona flessibilità della schiena le puoi addirittura distendere. L'importante è che il pube resti a terra, non dobbiamo staccare il pube da terra. Guardiamo davanti a noi o rilassiamo la testa indietro. Lontane le spalle dalle orecchie. E i gomiti incollati al busto. Ancora un respiro. Inspirando, torni in quadrupedia. E ti prepari per la posizione successiva. Leone. Purifico i miei pensieri, le mie parole, ogni mia azione. Posizione del leone, Simhasana. Questa è la più divertente, dobbiamo tirare fuori la lingua. E lo faremo con un vigoroso espiro. Simhasana può essere praticato con le gambe incrociate nel loto. In questa variante procediamo come indicato con i glutei sui talloni. Le mani appoggiate sulle ginocchia. Facciamo un lungo inspiro con il naso e quando facciamo l'espirazione la facciamo forte dalla bocca e estraiamo completamente la lingua, ok? Quindi lungo inspiro. Ripetiamo ancora una volta, lungo inspiro. Adesso lentamente sciogliamo la posizione e ci sdraiamo sulla schiena per il rilassamento. Ci sdraiamo sempre a pancia in su, i piedi rivolti verso l'esterno, i palmi delle mani rivolti verso l'alto, chiudiamo gli occhi. Vuoi guidare tu? Ok. Rilassamento dei piedi, le caviglie, le gambe, le ginocchia, rilassi i glutei, la pancia, rilassa le mani, i polsi, le braccia, il petto, rilassa il collo, lasciati andare completamente. Un qualche respiro. Ora fai un lungo inspiro ed espiro. Muovi le dita delle mani, le dita dei piedi, ruoti i polsi, le caviglie, destra, sinistra. Ruoti anche la testa, da un lato e dall'altro. Allunghi le braccia oltre la testa, le gambe davanti a te, ti stiri completamente, come un risveglio. Poi porti le ginocchia al petto, le abbracci, se hai voglia, dondoli un pochino destra, sinistra. E infine ti appoggi su un fianco in posizione fetale, con l'aiuto della mano di sopra ti sollevi, ti riporti a sedere all'inizio del tappetino. Posizione comoda, chiudiamo come sempre cantando assieme un Om, i palmi al centro del petto, lungo inspiro. Grazie, buona pratica, a presto.